dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Sorelle e fratelli carissimi, dopo il deserto, dopo il monte, dopo il tempio, il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù innalzato sulla croce, Gesù crocifisso. E per questo motivo mi è sembrato bello ambientare la nostra buona novella nella Cappella del Crocifisso ad Ortona, un luogo che invito tutti voi a visitare perché è sede di un grande miracolo. Nel 1566 i turchi mettevano a ferro e fuoco le coste dell'intero Adriatico e in modo particolare dell'Abruzzo. In quel tempo questo luogo era abitato da delle suore cistercensi benedettine, le quali cominciarono a pregare per la loro salvezza, per la salvezza della città, per la salvezza dell'Abruzzo, per la salvezza dell'intera Italia. E durante la loro preghiera, il 13 giugno del 1566, il crocifisso che vedete raffigurato emise del sangue che le suore raccolsero in due ampolle. 48 giorni dopo, il 30 luglio 1566, Ortona fu assalita dai turchi, i quali distrussero buona parte della città, profanarono anche la cattedrale e anche la tomba dell'apostolo San Tommaso, ma misteriosamente, miracolosamente, non toccarono questo luogo, non toccarono le suore, non toccarono il miracolo appena accaduto. Questo sangue preziosissimo, sgorgato dal costato di Gesù, nel 1570 fu portato a Venezia dal loro padre confessore, un agostiniano che si chiamava Basilio. Gli ortonesi, quando se ne accorsero, cominciarono subito a protestare con il vescovo di Venezia e con il doge di Venezia, ma per secoli le loro richieste rimasero inevase. Soltanto nel secolo scorso, in occasione dell'anno straordinario della Redenzione nel 1933, il vescovo di allora, Monsignor Piccirilli, fece una ulteriore richiesta al vescovo di Venezia e questa volta egli fu esaudito. Delle due ampolle, una restò a Venezia, l'altra venne restituita ad Ortona ed è custodita in questa cappella. Questa ampolla tornò qui ad Ortona il 29 giugno del 1934. Scusatemi se vi ho fatto questa brevissima storia, ma proprio per farvi venire il desiderio di visitare questo tesoro di Ortona insieme con tutti gli altri tesori, con tutte le altre ricchezze che questa bella nostra città contiene. Quindi il crocifisso, Gesù innalzato
sulla croce, che ci invita ad alzare i nostri occhi verso di Lui, così come il popolo degli ebrei fu invitato da Dio attraverso Mosè ad alzare i suoi occhi verso il serpente di bronzo innalzato sull'asta. E ciò che doveva essere segno di morte, di distruzione, come appunto il serpente per gli antichi e la croce al tempo di Gesù, diventa occasione di salvezza. Gli ebrei si salvarono dai morsi velenosi dei serpenti attraverso la croce. Gesù ha salvato ognuno di noi. Questo è il vero scoop, care sorelle e cari fratelli. Questa è la vera busta shock che noi dobbiamo aprire. La notizia straordinaria che oggi il Vangelo ci consegna è che Dio ci ama. Ognuno di noi è amato da Dio. Dio ama ognuno di noi, ci ama tutti, ama tutto il mondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio per la salvezza del mondo. Questo è il Vangelo che abbiamo ascoltato. E se ognuno di noi mettesse al posto di mondo il suo nome, lì noi faremmo la bellissima scoperta che Gesù è morto per me, per voi, per ciascuno di noi. Se io dicessi Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio per la salvezza del mondo, la frase potrebbe rimanere indefinita. Ma se io dicessi Dio ha tanto amato Emilio da dare suo Figlio per la salvezza di Emilio, le cose sarebbero decisamente diverse. Invito ciascuno di voi appunto a mettere il suo proprio nome a posto di mondo e a sentirsi avvolto dall'amore di Dio, proprio come fanno i nostri bambini quando gli chiedi un giocattolo, se lo stringono al petto e dicono è mio. È come se Gesù, Dio, ci stringessero al loro petto e per ciascuno di noi dicessero è mio, è cosa preziosa, mi appartiene. Questo significa che il Signore non ci libera dalla prova, dal dolore, dalla sofferenza, dalla morte, ma ci libera nella prova, nella sofferenza, nella morte, per farci raggiungere la vera gioia, la felicità piena, la riuscita della nostra vita, la santità, la comunione con Lui. E la vita eterna non è qualcosa del domani, ma è qualcosa che comincia già adesso. Come Nicodemo, cerchiamo Gesù. Non accontentiamoci del sentito dire, andiamo incontro a Lui, troviamo del tempo speciale per poterci confrontare con il Signore ed Egli ci aiuterà a fare la verità, non soltanto a dirla, non soltanto a possederla, ma a farla attraverso la nostra vita intera, attraverso le parole, ma soprattutto attraverso le azioni. In questo modo verremo verso la luce. Quando eravamo piccoli avevamo paura del buio, ora che siamo grandi il buio probabilmente non ci fa più paura, ma è terribile scoprire che potrebbe farci paura la luce. Non dobbiamo aver paura della luce, non dobbiamo aver paura di camminare nella luce dove Gesù ci invita a camminare. E anzi, come Lui è stata la lampada sul monte che rischiara l'intera città, così anche noi dobbiamo diventare un punto luce al quale le persone possano avvicinarsi per vedere la loro propria vita illuminata dalla nostra testimonianza e dal nostro esempio. Perché Gesù è modello anche in questo. Lui non ha detto no a suo Padre che gli chiedeva la vita per noi. Noi dobbiamo offrire a Gesù la cosa più preziosa che abbiamo, la nostra stessa vita, perché si faccia luce in tutto il mondo. Fra qualche giorno ricorre la memoria dei missionari martiri. Come Gesù, anche loro non hanno avuto timore di offrire la propria vita per testimoniare il Vangelo, perché la luce del Vangelo potesse brillare ovunque. Anche noi diventiamo testimoni di questo, diventiamone testimoni con le parole e con la vita, e come ci ricorda San Paolo, diciamo a tutti, per grazia siamo stati salvati.